Sono contento, ragazzi, sono contento. Meno male, che sofferenza, cazzo, che sofferenza. Io l'ultima mezz'ora veramente mi stavo incazzando, cazzo, di quagliarella, quagliarella. Veramente, 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 cazzo, l'ultima mezz'ora veramente. Vabbè, comunque, bella partita. Primo tempo, veramente, mi sembra 9 tiri. Abbiamo tirato 9 volte in porta e dicono che noi non teniamo il pallino del gioco. Beh. Le altre partite è vero, però sta partita di certo non possono dire che noi non abbiamo tenuto il pallino del gioco, non possono dire che abbiamo vinto di culo, tutte queste cose qua, veramente. Vabbè, che dire, grande partita di Perisic, grande partita anche di Icardi, che hanno colpito traverse, pali, vabbè. Poi anche un grande Milan Skriniar, che ha sbloccato lui il risultato, anche Miranda, vabbè, ha fatto lo ultima partita, oggi Handanovic mi è piaciuto di meno, oggi Handanovic veramente mi è piaciuto di meno. E poi che dire ancora? Anche, vabbè, Vecino ha giocato bene, vabbè, anche Borja Valero. Vecino da quella marcia in più, il centrocampo, vabbè, Borja Valero. Anche Borja Valero, vabbè, ha fatto la sua partita, D'Ambrosio e Nagatomo veramente stanno facendo bene, si vede che sono in forma. Candreva, veramente Candreva, grande partita di Candreva, non è più il Candreva una volta che crossava, crossava, crossava. Adesso tutti quelli che rompono i coglioni con le statistiche di cross di Candreva, se ne possono andare a fanculo. Non me ne frega un cazzo di cross di Candreva. Di cross di Candreva a me non me ne frega un cazzo. Oggi Candreva non ha fatto un cross, ma uno, massimo due, ma massimo, massimo tre, quattro ne ha fatti di cross Candreva. Però che partita ha fatto? Dribblava, provava a tirare. L'unico che sembrava quello della Lazio, però veramente ha fatto veramente una bella partita. Ci provava, veramente ha fatto una bella partita Candreva. Icardi, bel gol, quel tiro di prima. Quel tiro veramente bellissimo, il primo gol di Icardi. Perisic veramente. Perisic da centrocampo. Veramente bello. Vabbè, purtroppo l'ultima mezz'ora veramente. Io sul 3-0 non ero tranquillo perché so come l'Inter, noi soffriamo, noi soffriamo, so come l'Inter, quindi non ero tranquillo, ho fatto bene a non stare tranquillo. All'intervallo che eravamo sul 3-0, che all'intervallo ho fatto bene a non stare tranquillo perché veramente poi dopo Quagliarella ci ha risposto sul gol. E che dire, l'ultima mezz'ora veramente non va bene, l'ultima mezz'ora veramente, l'ultima mezz'ora, cazzo, non va bene. L'ultima mezz'ora abbiamo sofferto. Icardi ai microfoni di Premium l'ha detto, non dobbiamo fare questi errori. L'ultima mezz'ora prendere due gol, e veramente l'ultima mezz'ora Icardi ha pienamente ragione. Adesso Icardi da capitano com'è deve dire a tutta la squadra che non va bene così, deve caricare la squadra, deve dire che deve sottolineare la squadra che l'ultima mezz'ora non è andata per niente bene. Adesso Icardi, se sei un vero capitano, caro Mauro Icardi, tu alla squadra e dici questo a tutta la squadra. Comunque, vabbè, tolto questo va bene. Gli anni scorsi queste partite le perdevamo. Si vede la mano di Lucianone. Si vede la mano di Lucianone. Grande Lucianone, continua così. Luciano Spalletti è il top player. Il top player è Luciano Spalletti, veramente. Si vede la sua mano. D'Ambrosio e Nagatomo veramente sono diversi, ma chi andava a pensare che all'uscita di Nagatomo c'era la standing ovation? Chi lo andava a pensare l'anno scorso? L'anno scorso neanche se ci ricoprivi d'oro facciamo una standing ovation per Nagatomo. Quest'anno sì, quest'anno la fanno. Quest'anno standing ovation per Nagatomo, perché veramente se lo merita. Non è Roberto Carlos, non è Maicon, non è Maxwell, però veramente si impegna. D'Ambrosio uguale, si impegna, ci mette un impegno, ci mette un impegno, piuttosto che vedere Brozovic con le palle in mano, no? Piuttosto che vedere Brozovic con le palle in mano, meglio Nagatomo e D'Ambrosio. A parte il fatto che vabbè, Brozovic ce l'ha il talento, io ho questa idea su Brozovic, però vabbè, comunque vabbè. Penso di aver detto tutto. Handanovic purtroppo non ha fatto una buona partita secondo me, però vabbè, che devi dire,
troppo così. Se Handanovic giocava così con Napoli, quella partita non la vincevamo se Handanovic giocava così. Però vabbè, Handanovic ha parato il culo contro il Napoli, non sempre può andare bene, perché vedi, contro il Napoli, vabbè, Perisic ha giocato male. Oggi Handanovic a me non mi è piaciuto, quindi che dire, è così. È così. Bene ragazzi, sempre e solo forza Inter. Altro da dire? Non ho più nient'altro da dire. Che vi devo dire, ragazzi? Siamo primi in classifica. Per una notte siamo primi in classifica. Domani c'è Napoli-Genoa. No, domani Genoa-Napoli, a Genova giocano. Sinceramente non mi interessa il risultato. Se vince il Napoli o vince il Genoa, a me non mi cambia niente, perché il nostro obiettivo è il quarto posto. Stanotte siamo primi. Fino a domani sera siamo primi in classifica. A me non me ne frega niente, non me ne frega niente. Noi dobbiamo cercare di entrare in Champions. Per quello è il fatto. Noi dobbiamo cercare almeno di arrivare ai quarti. Il campionato è ancora lunghissimo. La Juve ha dimostrato a Udine di essere ancora una squadra. Secondo me, ve lo dico io, ve lo ripeto, anche nello scorso video l'ho detto, ve lo ripeto, la Juve è più forte del Napoli. Quest'anno, secondo me, potrà vincere ancora lo scudetto. Spalletti l'ha anche detto, se vuoi vincere lo scudetto, la squadra da battere la Juve. Ma noi non dobbiamo vincere lo scudetto, noi dobbiamo arrivare quarti per entrare in Champions League. E questo è il nostro obiettivo. Quindi ragazzi, non montatevi la testa, onorate questa. Onorate questi colori, che non si vedono bene perché c'è una luce di luce. Comunque, onorate questi colori, onorateli. Però vabbè, sappiate che il nostro obiettivo è andare comunque alla faccia di tutti i rosiconi, tutti quelli che dicono che abbiamo culo. Oggi abbiamo colpito tre pali, stavamo rischiando, complimenti a Quagliarella, che mortacci sua, sempre con noi, sempre ci deve inculare, però vabbè, pazienza, che gli anni scorsi Candreva ci inculava. Comunque ragazzi, sempre forza Inter. Sempre forza Inter, ragazzi. Sempre forza Inter. Adesso me ne vado a dormire. Sempre forza Inter, ragazzi. Sempre forza Inter, ragazzi. Vi saluto, adesso vi saluto. Adesso questo è il mio pigiama. Adesso mi metto il mio bel pigiama e me ne vado a dormire. Io dormo anche con questi colori. Questi colori sono la mia passione. Vado a dormire ragazzi con questo pigiama, sempre forza Inter, buonanotte a tutti e state tranquilli che per questa notte siamo primi in classifica. Godetevelo, godetevi il primato, poi domani vabbè sarà tutta un'altra giornata, Napoli vince sicuro domani, ma ricordatevi, il nostro obiettivo non è lo scudetto, il nostro obiettivo è arrivare ai quarti. Toglietevelo dalla testa che il nostro obiettivo è lo scudetto e sostenete e amate sempre questi colori. Forza Inter, ragazzi, iscrivetevi al canale.